Benvenuti in un nuovo video. Sto girando questo video che oramai è tarda serata. Volevo però mostrarvi un pochino come illumino questa parte di orchidee che dista un pochino lontano dalla finestra. Ora vabbè, il sole è passato, è buio, quindi anche queste qui sono senza luce, ma l'hanno avuta fino a qualche ora fa. Io vado a illuminare con le grow light le orchidee che sono distanti più di 1 metro dalla finestra. Nonostante qui sia un'ottima esposizione, eccomi qui, ciao, perché è un'esposizione a sud, quindi ricevono davvero tantissima luce, tanto che in estate devo schermare il sole diretto, cosa che non faccio mai, ovviamente, nelle altre stagioni. Allora, queste luci sono davvero ottime. Vi lascio un codice sconto del 25% e anche il link direttamente nella descrizione del video dove poterle trovare. Le spese di spedizioni sul sito Sansi sono gratis. Allora, vediamo un po' questo angolino qui. Allora, questo è un appendiabiti che io ho trasformato in un supporto per Wanda. Allora, lei, che è la più grande delle Wanda che ho, ha terminato dopo mesi la fioritura. Anche l'altra è stata in fiore per tutta quest'estate, ha terminato la fioritura, mentre lei ha deciso di regalarmi una nuova fioritura nel giro di pochi mesi. I fiori di questa Wanda sono di un viola molto intenso. Stupendo, meraviglioso. In questo periodo le Wanda le annaffio a giorni alterni. Poi qui abbiamo tante altre specie di orchidee, adesso ve le mostro. Allora, qui abbiamo il bellissimo Dendrobium ibiki, guardate che bello, è ancora in splendida fioritura. Lo annaffio quando il substrato è completamente asciutto. Qui abbiamo la Phalaenopsis equestris caerulea che ha terminato la fioritura, infatti voglio tagliare l'ostello e voglio anche rinvasarla. Qui è completamente sfagno e voglio rinvasarla in un mix di bark e sfagno. Poi qui ho un'altra Phalaenopsis che al momento non sta rifiorendo, nonostante quasi tutte le mie Phalaenopsis stiano già con lo stelo floreale. Questa invece è una bellissima cattleya. Qui abbiamo la bellissima Phalaenopsis Bronze Maiden. Guardate che foglie, che spettacolo! E ha uno stelo floreale in crescita. Lo vedete qui che spunta? Meraviglioso! Ma le foglie sono a dir poco spettacolari. Wow, bellissima! Qui abbiamo altre specie di Phalaenopsis. Qui abbiamo la bellissima Phalaenopsis bellina. Abbiamo la Phalaenopsis bellina, ma nella variante Pink Fire. Guardate che spettacolo di colori molto delicati. Guardate che belle anche le sue foglie, belle belle. È un'altra orchidea che vi ho mostrato in un video qualche giorno fa, è lei, è la bellissima Phalaenopsis violacea indigo blu. Aspettate che vi mostro i suoi fiori, eccolo qui. Allora, un altro bocciolo che deve aprirsi, ma guardate che spettacolo di colori, questo color viola così intenso, con delle sfumature anche blu. Bellissimo, è profumata questa orchidea, molto molto bella. Qui abbiamo la bellissima Phalaenopsis Mini Mark, non so se avete presente i suoi fiori, poi vi lascio una foto qui, sta rifiorendo. Era un'orchidea abbastanza sofferente, si è ripresa alla grande, mi ha fatto nuove foglie, nuove radici. E adesso mi sta persino rifiorendo, vedete lo stelo nel colletto delle foglie e ci sono anche tante nuove radici. Wow, non vedo l'ora di vedere di nuovo i suoi fiori. Molto molto bella. La Phalaenopsis Salmon ha un apparato fogliare a dir poco spettacolare con questa variegatura. Guardate qui che finitura color argento anche le foglie, è uno spettacolo. Ed ecco qui lo stelo. Eccolo qui, ha dei fiori molto delicati, di un rosa molto delicato e anche profumata. Bellissima, stupenda, wow,
Bella, 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 lei riceve luce esclusivamente dalle grow light. Guardate qui che spettacolo di foglie, wow, uno spettacolo. Lei ancora non sta rifiorendo, ma sta rifiorendo lei, che ha anche delle bellissime foglie. Guardate qui, lo stelo floreale e quello a destra, quello a sinistra è una radice, non confondeteli. Comunque bellissima. Poi qui ci sono anche delle zattere che hanno affiato questa mattina. Qui abbiamo la bellissima Phalaenopsis Leodoro. Guardate che foglie. Wow, uno spettacolo. Qui abbiamo invece la bellissima Cattleya, stupenda. Qui una gigante Phalaenopsis, uno spettacolo. Qui abbiamo una Cattleya, qui anche un'altra Phalaenopsis. Voglio farvela vedere. Allora, questa Phalaenopsis ha questo stelo che è stato fermo per tantissimo tempo, ma veramente per tanto tempo. Adesso sta ripartendo, per fortuna, perché non riceveva luce a sufficienza. Nel frattempo, però, è germogliato un altro stelo. Ecco cosa vuol dire la luce, vuol dire tanto, vuol dire tutto. Se loro non ricevono la giusta luce, non rifioriranno. Quindi, se non avete la giusta esposizione, usate le grow light. Ci sono davvero tantissimi modelli sul sito di Sansi, davvero tanti tanti, e le spese di spedizione sono gratis. Devo effettuare il rinvaso di questa Cattleya, l'ho detto anche nelle storie su Instagram. Seguitemi perché lì condivido la mia passione per le orchidee tutti i giorni, perché ha un substrato pessimo, davvero pessimo, qualche radice anche un pochino secca, quindi nei prossimi giorni la rinvaserò. Quindi seguitemi su Instagram perché poi lì vi mostro il suo rinvaso. Io ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!